difficoltà delle categorie si valuta in base a come tu l'affronti, e credo che ad Avellino, oltre alla potenzialità che ha una piazza così importante, ci ha messo anche quell'umiltà e quell'attenzione che serve per fare un salto così sulla carta, apparentemente facile, ma in realtà non lo è. Perciò complimenti a tutti, è stata veramente una bella stagione e mi auguro che da qui in poi si possano mutare base per portare l'Avellino dove merita, perché mi sembra molto strano vedere l'Avellino in una situazione come lo scorso anno. Ora bisogna programmare per la Lega Pro, che Lega Pro sarà l'anno prossimo, considerando che se il girone sarà quello della C, per l'Avellino ci saranno grandissime squadre Beh, ma l'Avellino è una grandissima squadra, bisogna solo che si organizzano per programmare bene una stagione molto importante, molto difficile. E te lo garantisco perché quest'anno il mio girone è stato un girone terribile, perciò credo che il prossimo anno migliorerà ancora il mio girone, migliorerà come difficoltà, parlo anche il girone sud. No, il prossimo anno la C sarà competitiva, perciò bisogna far bene, bisogna lavorare bene. Hai salvato il Gubbio con tanta difficoltà, tanti sacrifici, poi alla fine hai deciso di andare via perché... No, perché credo che la società aveva un'esigenza veloce di decidere cosa fare del futuro. Io volevo aspettare qualche giorno. Siamo stati molto bene, abbiamo fatto delle cose importanti insieme. Abbiamo anche, io dentro di me credevo, cercavo di raggiungere i playoff, che secondo me erano possibili. Siamo arrivati a un punto. No, è stata una buona stagione, però credo che c'è tanto del positivo intorno. Volevo vedere un attimino cosa succedeva e soprattutto non volevo togliere alla mia società la possibilità di programmare bene le proprie cose, perché sono molto legato al mio presidente, che è una persona meravigliosa. E allora abbiamo deciso insieme di prendere strade diverse, ma con grande rispetto e con tutto quello che serve, insomma. Peccato che non ci sarai venerdì, ma insomma, hai allenato il Gubbio, poi con l'Avellino hai fatto un ritiro a Gubbio, quindi è tutto un No, passato che beh, ritorna. sì, è tutto abbastanza. No, mi ricordo perfettamente il ritiro, i primi 6 giocatori che avevo io in ritiro con l'Avellino quando si è costruita una squadra meravigliosa, e chi se lo dimentica, no?